caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Sapete che uno dei temi, dei macro temi di queste motivazioni quotidiane è quello di sviluppare una consapevolezza spirituale che ci accompagni sempre di più nella nostra vita quotidiana. Sviluppare una consapevolezza spirituale non nel senso dogmatico di aderire a una serie di dottrine obbligatorie, vincolanti, normative da parte di questa o di quella chiesa, ma una spiritualità intesa non in senso più vago, in senso semmai più vasto, cioè che riguardi finalmente la nostra vera relazione con la nostra stessa vita, che definisca o contribuisca a definire al meglio il senso stesso della nostra vita. Naturalmente per far questo dobbiamo avere un'inclinazione verso la spiritualità. Se per natura, per inclinazione che io non ho timore a definire karmica, non abbiamo nessuna tensione spirituale, non sentiamo la necessità della ricerca spirituale, ovviamente queste parole non servono e naturalmente nessuno che ha questo tipo di tendenza le ascolterà, perché per fortuna la legge che funziona per tutti, la legge spirituale, la legge psicologica, la legge dell'emozione, tende a legare le persone che hanno affinità. Questo però secondo me è anche il bello dei nostri incontri. Il fatto che possiamo rivolgerci a noi stessi e parlare tra di noi, cioè tra di noi che ricerchiamo le stesse cose, tra di noi che abbiamo affinità, tra di noi che abbiamo lo stesso spirito, senza nessuna presunzione di superiorità naturalmente, ma neppure senza alcun senso di inferiorità. Liberi di poter parlare e soprattutto pensare in termini spirituali. E proprio entro questa cornice di senso si sviluppano e soprattutto acquisiscono significato potente le tre citazioni che vi voglio proporre oggi. Sono tre citazioni di tre figure spirituali molto importanti di diverse epoche. Quella conclusiva l'ho tenuta per colui che dà volto oggi alla motivazione, cioè Gregorio Magno, ma semplicemente perché io amo gli antichi, mi piacciono le figure d'origine e Gregorio Magno come padre dottore della Chiesa, anche se tra i più tardi, diciamo così, dottori della Chiesa in senso storico, cronologico, resta la figura più antica delle tre che vi vado a proporre. Le altre due sono appannaggio rispettivamente di un altro appartenente al periodo antico, anche se più tardo rispetto a Gregorio Magno. Si tratta infatti di Guglielmo di Saint-Thierry, un monaco cristiano, teologo e filosofo belga, vissuto dal 1075 al 1148, mentre Gregorio Magno è vissuto dal 540 al 604, sempre dopo Cristo, e l'ultimo invece è contemporaneo ed è Carlo Maria Martini, cardinale, arcivescovo cattolico, gesuita, nato nel 1927 e morto nel 2012. O sarebbe più corretto dire in questo caso in modo appropriato passato a miglior vita. Glielo auguriamo naturalmente. Le ho scelte perché sono tre riflessioni che pur appartenendo tutte a esponenti della cultura cristiana e cattolica trascendono lo specifico insegnamento della specifica chiesa e si estendono a un significato molto più vasto, il significato del vivere spirituale. Ve le voglio citare senza commentarle perché vorrei che le faceste vostre e meditaste su di esse, cioè infondeste a esse il vostro significato, perché la ricerca del vivere spirituale è secondo me senza dubbio la chiave della propria realizzazione e nessuno ha la ricetta della realizzazione tranne noi stessi nella nostra personalissima
unica ricerca. Queste sono le parole di Guglielmo di Saint-Thierry. Volere ciò che Dio vuole. Questo è essere simili a Dio. Non poter volere se non ciò che Dio vuole. Questo è essere ciò che Dio è. Per cui si dice bene che solo allora lo vedremo così com'è. Quando cioè saremo simili a Lui. Quando cioè saremo ciò che Egli è. Queste sono le parole di Carlo Maria Martini. Non è vera lettura della Bibbia quella che non cambia in qualche modo il cuore e la mente, che lascia l'uomo così com'è, che non lo scuote. Segno di una vera lettura è un qualche passo nel superamento di sé e un primo superamento, previo, concomitante e conseguente all'accostamento della scrittura, è anzitutto quella conversione morale che consiste nel riconoscere e vivere sempre più coerentemente il primato del bene, la gratuità con cui il bene va fatto per se stesso. Queste infine le parole di Gregorio Magno. Per chi vede il Creatore, l'intera creazione diventa limitata. Se appena si intravede la luce di Dio, tutto ciò che è creato appare troppo angusto. La luce della contemplazione interiore, infatti, ingrandisce l'anima, e questa, a forza di dilatarsi in Dio, travalica il mondo. L'anima di colui che contempla Dio travalica se stessa quando, nella luce di Dio, è trasportata al di là di sé. Allora, guardando al di sotto di sé, comprende quanto sia limitato ciò che sulla terra le sembrava senza confini. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.